You okay? Are you okay? È proprio così. Spendi un altro anno a preparare una nuova Dakar, una nuova pazza sfida nel deserto e sebbene prima della partenza tu pensi di aver fatto tutte le cose giuste o quantomeno più giuste rispetto agli anni precedenti, al chilometro 26 finisce tutto. Quest'anno avevo davvero fame di Dakar, avevo voglia di poter correre questo rally non in riserva, non col timore di non farcela, ma cercando di dare il meglio di me o quantomeno di divertirmi al massimo. La gioia fu ancora più grande quando a fine settembre, inizio di ottobre, nacque la possibilità di correre con la Fantic, con una moto italiana, ma soprattutto con una sfida che aggiungeva tanto pepe, mi dava ancora più motivazione per ritornare sì nella classe Malmotò, ma facendolo in un modo completamente nuovo. E quindi prima della partenza, per la prima volta, mi sentivo tranquillo, pronto. E per quanto mi sono sempre detto Tiziano, non sentirti pronto perché è una cosa troppo grande, un po' me lo sentivo, stavo bene. Perché avere paura di una cosa che ami così follemente? La mia infanzia, o meglio gli anni che hanno seguito la mia infanzia non proprio fortunata, hanno lasciato spazio a una consapevolezza sicuramente fuori dal coro. In questo mondo tutti ci dicono che le cose succedono, siamo un po' schiavi del caso, del destino, del fato, della fortuna, della sfortuna. Ma io ho l'incrollabile certezza che tutto ciò che accade, accade per una ragione. E quando salì sul palco, prima del prologo di questa Dakar, la mia piera non partì. Questo non l'avete visto, ma gli strumenti che io avevo sapientemente scollegato nelle notti precedenti la partenza per evitare che mandassero a terra la batteria, nel ricollegarli e nell'attesa di partire, in quel paio di ore prima del prologo, contribuirono a asciugare, a drenare tutta la potenza della mia batteria. E così, dal sentirsi pronto, mi ritrovai improvvisamente nel panico. Panico è la parola giusta. E così insieme ad Alex iniziamo a spingere la piera e riuscii ad entrare nel controllo orario appena appena in tempo per partire per il mio prologo. E quella notte, quando andai a dormire, sognai di essere nella mia macchina in discesa senza freni. E mi svegliai di soprassalto perché più che un sogno era un incubo. Non mi ero fatto male, la macchina si era rovinata, ma neanche troppo, ma io non avevo i freni, andavo in discesa e non riuscivo a fermarmi.
E così casco in testa e si parte per la prima tappa, la prima speciale, con le emozioni che incredibilmente sono le stesse della prima Dakar, con il cuore che batte forte e tanta tanta emozione. Buon anno a tutti, carichi duri, positivi, felici e gas. Non troppo. Non troppo, il giusto, però bisogna partire col dargelo. Guardate che bello che è Tiziano, ogni giorno cambia il vestito, modello numero 3, green. È sabbia perché sento. È sabbia verde, è sabbia sporca. Siamo Dakar 2023, si parte! Arrivo alla prima velocità controllata, sorpasso già il primo pilota che c'era davanti a me e mi butto in questo lasciapista puntando questa valle. Questi sono gli ultimi ricordi che ho. Il y a le numéro 73 qui est au kilomètre 27 et il faut envoyer les secours, il est pas bien là. Da lì ho un buco che per me in realtà è stato molto piccolo, ma l'orologio dice è stato ben più vasto, quasi 2 ore. E mi ricordo che mi sono svegliato appoggiato a un elicottero, quindi c'era questo elicottero per terra, io ho appoggiato sul bordo che porconavo in inglese contro i medici perché insomma dovevano lasciarmi andare, io ero alla Dakar, dovevo andare. E in quel momento mi resi conto che avevo sia la spalla destra che la spalla sinistra fuori, quindi visto che mi era già successo mi sono calmato un attimo. Ho messo dentro tutte e due le spalle e lì non ho cognizione di quanto tempo sia passato, so solo che il ricordo dopo sono io con la piera smontata e questo elicottero che se ne va via. E rimango lì, e in quel momento probabilmente ero un po' frastornato, ma il mio problema più grande era mettermi la giacca, perché infatti i medici mi avevano lasciato lì senza giacca e dovevo rimettermela. Allora dico, vabbè, tra me e medico da solo non riesco, la prima moto che passa la fermo, mi faccio dare una mano insomma, e mi avvio, ero un po' fuori dalla pista, mi avvio verso la pista e aspetto la prima moto. Il problema è che non passa una moto ma passa un'auto e lì capisco che non sono passati qualche minuto ma è passata qualche ora. Ragazzi, non sapete quanto mi dispiace, la verità è che è una gara così. Per quanto tu ti impegni, per quanto tu stia attento, alla fine tradisce sempre. Chilometro 26, prima speciale. Proviamo a ripartire. In questo momento non sento nulla, sono distrutto. Penso di aver colpito
qui è masso là. Neanche dire stanchezza, chilometro 27, 26,6 traliccio, e qui solo proviamo a ripartire. Forse non era la tappa più scorrevole, meno tecnica delle Dakar che ho fatto, anzi sicuramente, ma il dolore era tantissimo e non sentivo solo male alle spalle, ma anche al piede sinistro che non mi permetteva praticamente neanche di stare in piedi sulle pedane. Arrivai alla neutralizzazione dopo parecchio e i medici non volevano più farmi partire perché erano stati avvisati. Io forzai la mano, decisi comunque di andare avanti, ma era tardissimo, erano le 4 passate di pomeriggio e ormai c'erano i camion che stavano arrivando in una polvere e un fesh-fesh più unico che raro. Così, quasi in pace, perché in realtà non ero sì triste, ma ero tranquillo, nel senso che avevo già accettato che la gara era andata, che tutto quell'anno di preparazione in realtà era già volato via, inutile. E così in un momento di lucidità ho deciso di ritornare indietro, prendere l'asfalto e ritornare al bivacco. E i medici mi hanno detto, lo tenevano su così, tutti e due, dicevo hai male, ti sei fatto male, ma non sapeva dirmi cazzo. Brucia, perché buttare via una Dakar dopo un anno di lavoro al chilometro 26 fa abbastanza male, ma è stata anche la sorte di tanti altri piloti, uno su tutti Sam Sunderland, vincitore della Dakar 2023-22, che quest'anno al chilometro 52 ha fatto un pochino meglio di me, si è anche lui fatto male una spalla. Che dirvi, adesso devo ancora un po' elaborare il lutto tra virgolette. Quello che posso dirvi è che proverò a ripartire tra 2 giorni giocandomi i due jolly, e che sicuramente il team Rally Power rimarrà qui per raccontarvi la Dakar già da domani in sella ad un'altra moto, anche se non sarà alla Piera, ma spero vi piacerà lo stesso. Grazie e scusatemi, un abbraccio. Prima della Dakar, io e Yader facemmo un patto. Yader, io ti aiuto a preparare la tua Dakar, ti aiuto con la tua moto, ti aiuto con i ricambi, ti aiuto con tutte le rogne organizzative, ma tu, se dovessi aver bisogno di una mano con i contenuti, dovrai darmela. E diciamo che gli è andata un po' male, perché il secondo giorno già si è ritrovato con la responsabilità, e credetemi non è banale, di montarsi le GoPro sulla moto e partire per quella che per me rimane la gara più dura del mondo, pensando anche a dover fare delle immagini e a provare a raccontare quelle che sono le tue emozioni e tutti gli accadimenti di questo folle rally. Oggi è una giornata un po' triste perché Tiziano non corre con noi, però ci siamo organizzati, è una sorta di soccorso Dakar, e quindi porteremo avanti il racconto in modo collettivo. Io, Cesare, Ottavio, un po' tutti cercheremo comunque di raccontarli, in attesa che il buon Titti torni alla grande. Tappa 2 era sulla carta una delle tappe più dure. Ogni anno cercano di fare delle tappe selettive all'inizio, questa era una di quelle.
dormito poco, male, e sono ancora un po' rintronato, avrei bisogno di un bel caffè, però qua gli autogrill non ci sono. Mi sei passato bello, pulito, hai fatto una bella gara ieri, com'è andata? Sì, sì, no, ma devo dire che, guarda, lui è, glielo dicevo anche ieri, devo ringraziarlo perché quando l'ho raggiunto, lui mi fa otti. Dalla sua esperienza, chiaramente, qualche da Carla fate mi fa calmati perché sono per un giorno. Stavi andando a gli ho dato retta e alla fine siamo arrivati a fine speciale insieme, l'abbiamo finita insieme. Parto, decido di partire con un buon passo, sempre pensando al mio, e dopo 25 km mi succede quello che penso nessuno vorrebbe accadesse mai, ma sicuramente era Dakar. Vedo che si accende la spia dei serbatoi anteriori. Mi viene il dubbio di non aver fatto refueling prima di partire, l'avevo fatto, abbasso lo sguardo, sul piede sinistro un rivolo di benzina. Serbatoio davanti. Saltato dopo 20 km. Ho fatto un collegamento, un po' va perde, però mi consente con quello dietro, quel poco, di arrivare. Per fortuna che oggi sono due piedi, quindi devo fare 160 km. Ce la dovremmo fare. Noi eravamo da qui, loro arrivavano da là e non ci hanno visto. E... ma chi? Il gatto? Che cosa vuoi che ti dica? Ma stavate andando benissimo. Stavamo andando bene, bene, ma senza forzare, regolari. Solo che veramente noi eravamo qui e la nostra ruota che è partita da qui è andata laggiù. E si è staccata una ruota, sì. Ma si è proprio spaccato l'attacco. Porco, la risolvete, tutto. Speriamo, dai, mettiti d'impegno. Dobbiamo, io sto facendo il possibile, ci sto mettendo. Dai, Jerry! Girano un po' le palle la trottola, però. Mamma mia, che tappa, ragazzi. Questa è una tappa vera. Duro, 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 guarda, mano, pietre sotterrate, pietre ovunque. Wed che non finivano mai. Bello. Vado via la manetta sul veloce, ripasso anche. Oh, c'è una ragazza. Mi dà fastidio a volte che mi passa. La sfilo via così. Arrivo dentro i sassi, non ce la faccio. Mi ammazzo e lei... Però per fortuna è l'ultimo pezzo della veloce, non sono ripreso. Oggi era la giornata delle pietre per eccellenza, solo pietre. A un certo punto non ce la faccio più, sotto il casco inizia a urlare basta pietre! Ero proprio... Però non ho spinto, sono andato col passo tranquillo, non ho combinato danni, anche perché
Oggi era proprio la giornata da farsi male con tutte queste pietre così, perché la moto scartava, per cui sono andato tranquillo, ma erano davvero tante. C'ho gli avambracci belli provati. Però finita, giorno 2 è andato, uno in meno. Quel giorno sono arrivato al tramonto, che era ancora dentro le dune. Negli ultimi chilometri c'erano queste dune, non difficilissime, ma con le nostre moto trovarsi al buio è stata veramente un'impresa. Devo dire, non mi sono trovato nella situazione di dire mollo, però ho dovuto davvero concentrarmi, quindi aspettavo che arrivasse una macchina a seguire la sua scia, e quando alla fine ci sono riuscito, sono arrivato, ero veramente fiero. Allora, la situazione è questa: se ne vengo fuori sono un mito, cazzo. Guarda, io penso che una giornata così non pensavo esistesse nella mia vita. Ho fatto un raccordo e un pochino, ho hecho con esto piano piano e ho terminato. No, ma cosa facevo? Aspettavo che arrivasse qualcuno, me le mostrava, perché sta cazzo di moto non si vede niente. Me le mostrava e poi c'era il cap con la freccia, piano piano. Se vedevo che passava la duna, vedevo se c'era il più basso, cioè, capito? Molti mi hanno guardato dicendo: se già il secondo giorno arriva alle 10 di notte, questo non ce la fa. Arriviamo sulla sabbia, sulle dune, è un'altra storia, sì. Però ieri era... Ma ieri ti pensavo, visto che non ti piacevano le pietre, quando entravo negli Uedo dicevo chissà Lollo, Dio fa, Lollo è la Nigeria. Ieri era tosta, boh. No, vabbè. Sei a posto. A posto, dici. Ho fatto le dune alla fine al buio. Il terzo giorno, la terza tappa, era per me l'ultimo giorno di pausa che potevo spendere. Infatti, con il nuovo regolamento, i piloti che si fermano hanno due jolly da giocare per riparare la moto, ripararsi, respirare, riposare e poi decidere se partire in una Dakar Experience, che non ti dà l'effigie di finisher, ma comunque ti permette di vivere le restanti tappe di questo rally. Sono in ritardo, sì, cioè in ritardo al pelo. Ieri ho sentito Tiziano e gli ho detto: senti, io ci provo a fare il tuo racconto, ma sai, già dare in moto non è poco. E gli ho detto: cosa vuoi che, come vuoi che faccio il racconto? Lui mi ha detto: parla delle tue emozioni. E ci ho pensato tutta notte. Le emozioni di una persona alla Dakar sono le emozioni di tutte le persone che corrono con te, quelle che conosci e quelle che non conosci. E ieri è stata una giornata di grandi emozioni. Emozioni estremamente positive, la più bella è il 20° posto di Paolo Lucci, perché noi raccontiamo i disperati come me, ma là davanti c'è gente che ci crede, che spinge. Paolo quest'anno è tra i primi Rally 2, poi Tommaso Montanari, che ci ha abbandonato la gara per colpa di questo piccolo incidente che ha avuto. Un grande augurio a Tommaso. Poi c'è l'emozione anche di chi come me, Ottavio, Cesare, lo stesso Franco Picco, Lorenzo Fanottoli, Lorenzo Maestrani, hanno finito una tappa ritenuta anche dai pro la più grande, la più difficile da quando la Dakar in Arabia Saudita. E allora proviamo a raccontare queste emozioni anche oggi. Con 430 km si parte.
già. Neve grandine, finita per me. A 240 km oggi è stato sospeso. Effettivamente stava diventando molto scivoloso. Poi velocissimo. Adesso niente, ritorniamo. Stanco morto. Comunque io sono stato fortunato perché alla neutralizzazione mi hanno fatto tornare a casa, ma tutti gli altri poveretti li hanno spediti. Pioveva, quasi grandinava, il vento, oggi è una giornata veramente pesante. Ci hanno annullato la speciale e fatto fare il trasferimento su asfalto. Una gelata e un tempo che io non mi ricordo neanche di averlo mai visto. Non so come mai ci siamo scambiati. Cioè, da noi a casa non piove, non nevica e tutto sarebbe bello pronto. Qua che non sono preparati per la pioggia, le strade, i canali o cosa, non è sicuramente pronto, è venuto giusto diluvio, un disastro attraversare la città per venire qui. Oggi la tappa era davvero bella, i primi 60 km dei canyon con la sabbia, paesaggio mozzafiato. Seconda parte un po' sabbia misto roccia, comunque molto scorrevole se non in alcuni tratti, e poi è iniziato a piovere, erano già passate le auto e lì è stato un po' un dramma penso per un po' tutte noi moto, perché era comunque sabbia pesante, continuava a piovere, ho visto le nuvole basse e nella mia testa un po' ci speravo che sospendessero la tappa, sono arrivato al controllo timbro e così è stato. Però devo dire che mi sono divertito e adesso scaldiamoci un po' perché abbiamo preso davvero tanto freddo e tanta acqua sull'asfalto al rientro. Niente, figata che parto con Tiziano, quindi dai, faremo penso la giornata insieme, così per divertirci un po'. La mattina ero distrutto, penso di non aver dormito nulla quella notte e decisi di ripartire non per come mi sentivo, ma quasi per la responsabilità e la fiducia che comunque mi sentivo di aver tradito, la fiducia di tutte quelle persone che hanno aiutato il progetto e hanno creduto nel progetto, e che io mi sentivo di aver disilluso con quel chilometro 26. Dopo un centinaio di chilometri di trasferimento siamo arrivati alla partenza della speciale numero 4. Il terreno è molto pesante. Ha piovuto molto nella notte, sarà tosta, ma ci proviamo. Allora, Tiziano Internò è una grande testa di cazzo, ci vuole provare, ci prova, si proverà, ce la farà, ma comunque è una testa di cazzo. E io invece sono contentissimo di vederlo qua. Ai 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 ai, qui dovete picchiarvi. Come faccio a picchiare quest'uomo qua? È troppo simpatico. No, dai, sono contento. L'importante perché è che io lo guarderò e decido io quando si deve fermare. Bravo. Quindi questo è stato il fatto. Fai l'angelo custode. Come stai, bello? Non ti avevo riconosciuto tutto messo a nuovo così. Come stai? Con le grafiche nuove, le ossicine nuove. Non esageriamo. Todo bien. Forse la cosa peggiore fu partire per la speciale
e rendermi conto immediatamente nei primi 30-40 chilometri che quella era una delle speciali più difficili che io avessi mai fatto. La sabbia era bagnata, facevo fatica io a tenere la moto dritta. Dopo pochi chilometri, tutti, io, lui, c'era anche Alex Salvini, avevamo capito che sarebbe stata dura. Per quanto io volessi provarci, era impossibile perché non potevo stare in piedi, ero dominato dalla moto ed ero assolutamente passivo. Ero un pezzo di carne che rimbalzava da una buca all'altra. E ancora una volta, per quanto triste, per quanto amareggiato, capì che doveva andare così, che era probabilmente la cosa migliore o l'insegnamento migliore che io potessi ricevere. Qui alla neutralizzazione ero a sprancia, rimasto senza benzina anche lui. Ho infatti aiutato Mike, un ragazzo tedesco, dandogli un po' di benzina per uscire da un inferno di dune. Pensate, 200 km in 6 ore, media dei 30 all'ora. Per carità, sto andando piano e sono finito, ma 6 ore. E così è arrivato alla neutralizzazione, dopo aver aiutato un paio di piloti rimasti senza benzina. Decisi di ritornare per la seconda volta al bivacco. Mi merito il doppio materassino, perché oggi... Dimmi di tizi che cosa ha combinato. Grande Tiz. E il piede ti sei dimenticato, guarito? No, il piede è malissimo. Che ginocchio. La sera della tappa 4 dovetti passare definitivamente il testimone a Jader. E secondo me lui un po' se la stava facendo sotto.
perché guardandolo negli occhi penso avesse capito che doveva finirla lui la Dakar. E non so se l'ha aiutato, secondo me sì, anche per come è andata. Però dargli quelle GoPro in maniera definitiva e dirgli io domani ti aspetto, ho bisogno di quei video, abbiamo bisogno di te per scoprire, per vivere da dentro la Dakar, penso che quell'aspettarlo, quel responsabilizzarlo l'abbia caricato a dare il meglio di sé, a trovare quelle energie che forse neanche lui sapeva di avere e che poi lo abbiano iniziato a trasformare in un pilota, ma forse anche in un uomo diverso. Oggi mi sono svegliato con la canzoncina che ho inventato per le mie figlie quando non si vogliono svegliare. Mi fa così: anche oggi è una bella giornata, anche oggi è una giornata fortunata, ma che bella giornata, una giornata fortunata, anche oggi è una bella giornata. Io penso che la Dakar è una di quelle esperienze dove, al di là del mito simbolico e anche di una dimensione, se vogliamo, elitaria, di dire io ho partecipato alla Dakar, io ho finito la Dakar, è una di quelle esperienze che ti mette davvero allo strenuo, ti porta in una condizione mentale che la società di oggi credo che raramente ti dia la possibilità di vivere. E da quell'esperienza, da quel giorno, mi ha cambiata la Dakar, in quanto non ho più avuto paura. Devo dire che non ho più avuto insicurezza. Poi ho iniziato a divertirmi con i compagni, ero quasi sereno, avevo una serenità maggiore. Come sta andando questa Dakar? Bene, dai, a parte ieri che sono successo un po', cioè, ho dato una fiammata. Una fiammata? Ho distrutto un po' tutta la moto, ho fatto 170 km senza niente. Beh, nonostante questo, 24esima posizione, secondo nella Rally 2. Tutto a posto, dai. Non ho perso nemmeno tanto. Poi ho trovato una macchina contromano. Per evitarla sono ricaduto un'altra volta. Anche qua. Colazione, Cesare, come te le fai te? Io me le faccio sunny side up. Dove ha viaggiato la tua mente in questo trasferimento? La cosa più strana che hai pensato? Nella gnocca, tanta gnocca. Ma cos'è? Quella fritta col prosciutto? Quella fritta col prosciutto con un po' di tartufo sopra. Quanto dessi soldi sarei stato alle Maldive. Mi sono fermato a scagliarmi, a bere una. E allora viene un francese, classico, mi dice: ma è una pazzia, ma siamo pazzi. Ma come siamo pazzi? Perché dici? Perché la mia prima Dakar, ma è anche l'ultima. Non preoccuparti, lo dicevo anch'io quando ho fatto la prima e sono qua alla 29esima. Finita anche oggi. Oggi ci siamo proprio divertiti. And so, you love Italy? Oh, I love Italy. I support Roma. Grandi Totti. Forza Capitano. Grandi Ghiera Rossi.
costa, eh? Un fradicio 300 km così. Ma sai che cazzo ci è andato il roadbook sbagliato? Così ho pascolato qua intorno, ho fatto 20 km di più, porca troia. Ho messo più tempo qui attorno a Riyadh per venire qui. Il roadbook sbagliato. Perché è sbagliato? Sbagliato. C'era una notte che avevo... Anche Ottavio. Tutto sbagliato, tutto in giro a... Ma infatti ho trovato ho dato il telefono a una macchina, quella posizione, ma per venire dentro qui abbiamo dovuto andare... Mamma che casino. La tappa bellissima, a parte tutti sti giri del cazzo. Ci hanno fatto girare attorno a Riyadh. Però è andata una bella tappa, io mi sono divertito anche oggi, nonostante tutto. C'è appena arrivato un comunicato ufficiale dalla Dakar che dice una bellissima notizia per i nostri piloti. La tappa 7 è stata annullata, ma i piloti dovranno affrontare comunque il trasferimento. Andatevene a fanculo! Oh, che bellezza! Quelli sono stati giorni pieni di acqua. Ecco, forse l'unica cosa emerge proprio la capacità di non farsi prendere da quella che si chiama controdipendenza, no? Quando tu prendi tanta acqua, stai in condizioni veramente faticose, nella vita normale tendiamo a prendercela con qualcuno, no? Quindi il classico piove governo ladro, ma il tema è che ognuno di noi alla fine deve gestirsi e risolversi i suoi problemi e trovare una soluzione. Con questo spirito sono arrivato alla tappa di Riyadh, dove per me l'obiettivo era già raggiunto. Buongiorno! Allora, oggi... ben svegliati! Grazie! Ho dormito meglio stanotte nel dormitorio che ieri in tenda, ragazzi. Siamo freschissimi, belli riposati. La iniziamo adesso, dopo questo bel bivacco di, devo dire, di grande compagnia. 100 km di asfalto, una speciale di 354, di nuovo pietre, un po' di dune e poi 380 km di trasferimento per tornare a Riyadh. Anche oggi è una grande giornata. La Dakar è comunque un momento di fratellanza internazionale. E oggi presento alcuni dei compagni di viaggio che sto conoscendo, che sono veramente fantastici, da tutto il mondo. Alejandro, il mio amico d'Argentina, come sta oggi? Acá estamos con el amigo italiano. Se divertimos mucho. Compagno de ruta. Hasta el final. Hasta el final. Rasita, amico mio. Amico mio, come stiamo? Che portiamo? Che dice oggi? Che dice, mucho frío hoy, no? Vai Nis Kung Fu. Vamos, saludos para toda Italia ya, eh? E Italia, Argentina, Miami. Héctor es el piloto dalla Spagna. Hoy está un poquito col pensiero, eh? Estoy preocupado por el combustible, me falla la moto. Ma tu, llano, ya chilometro per chilometro. Piano, piano. Steven, my friend from South Africa. Yes, how are you? E adesso il mio amico del Botswana. Ma è il Botswana! Botswana! No, come cazzo è il Botswana? Wow, wow, è tardi, no? È presto! Cos'è oggi? Non ce la facciamo ma più! Fa freddo, poi! Andate tutti a fare culo! Orca trogica! Orca trogica! Thank you.
fatta la tappa 8, ma non avrei mai pensato di arrivare fino qui. Motoscope Italia, tutto a posto, tutti gli italiani sono arrivati e adesso 400 km per Riyadh e domani riposo. In totale oggi ne abbiamo fatti quasi 870. Per me una speciale bruttissima. Sassi, pioggia, una fatica. Ma ci riposiamo finalmente. Bravo! Anche 8 tappe sono andate! Dai Franco! Giornata di riposo, qui siamo sicuri, lo hanno modificato qualcosa. No. Cioè potevo a quel punto dire ho fatto più di metà gara di una Dakar definita tra tutti e di una settimana tra le più difficili degli ultimi anni e quindi lo spirito mio era mi riposo un giorno, sistemo tutto, quindi non sono andato neanche in albergo e da domani parte un'altra Dakar che è quella che più mi piaceva perché si abbandonavano le montagne e le pietre, si andava finalmente nel deserto, al caldo, nelle grandi dune. Ora devi semplicemente stare attento al tuo corpo e alla moto perché quello che ti può impedire di arrivare alla fine da questo momento in poi è solo l'usura. L'usura delle tue cartilagini, avevo paura di infiammazioni, l'usura della tua moto perché poi cioè se la moto non la rispetti per un privato come me è in un attimo si può rimanere a piedi e quindi sono partito con l'idea della conservazione. Ciao Cesare. Nei giorni successivi è partita la meraviglia di questa esperienza perché se nella prima settimana io mi ero anche definito Motoscope Italia perché gli altri italiani non li avevo mai incontrati durante la gara, quindi arrivavo alla fine e tutt'al più vedevo qualcuno fermo purtroppo, però quando io arrivavo ero sereno che tutti erano già al sicuro. E quindi è stata anche una gara di solitudine con tutti i miei problemi, forse proprio la prima settimana è stata una settimana di introspezione. Nella seconda, grazie alle sicurezze acquisite, ma anche grazie al terreno per me più confortevole, perché a me le dune piacciono proprio tanto, mi sono ritrovato a viaggiare con gli altri italiani e lì è partita la gita. Hai visto che alba? Lì io mi sono fermato a fotografarla perché davvero bella e poi mi ha scaldato un po' l'animo. Ora che dice il briefing? Al chilometro 39 Dine livello 2 e dopo ci sono livello 3. Come sono? Descrivicele. Arriba, abbacco, no, arriba, abbacco. Speriamo che non siano complex perché qua le dune sono... Secondo me la difficoltà sarà in salita con i waypoint in cima. Cosa vuoi? Vedo tante dune. Sei contento? Non lo so, devo provare a farle e vedere se sto in piedi. So cazzi. Ti sta inquietando la duna oggi? Sì, non riesco a capire se sfonda, se non sfonda, se...
Allora, il giorno in moto più bello della mia vita. Ho danzato una danza africana col mio amico del Botswana. Allora, devo fare i complimenti a Yader che nelle dune è un ballerino dolcissimo. E invece Cesare va in moto come parla, è di una simpatia, accarezza le dune e le fa ridere. Che figata! Pronto e in ritardo come al solito. Caldo, freddo, freddo, porca troia, umido. Comunque, estamos aquí. Sai dov'è la fregatura? Che fanno i roadbook del trasferimento con le velocità controllate dentro, quindi mi tocca montarlo. È arrivato il caldo, è finita la pioggia e adesso quindi si fa tribolare di più. Amore, come stai? Tutto bene? Ai, ciao. Oddio, cos'è questo rialzo? Cos'è questo rialzo così? Ma ovunque. Hai digerito male stanotte? No, sono provato dalle botte. Eufrasio, sei pronto per la giornata di oggi? Sì, dai. Sono tante dune, però dei bei laghi secchi dove riprendere fiato. A schermo sembra abbronzatissimo, sì. Ottavio. Oggi sarà caldo, sei pronto? Per fortuna, dopo il freddo patito ieri mattina in quel trasferimento infinito, oggi dai. Oggi ci scaldiamo. Dai, oggi ci dobbiamo divertire con lentezza. Bene, esatto, esatto. Tappa 11, tutto in mezzo alle dune, siamo in un posto magnifico, una roba che non ha senso questa bellezza. Oh, godiamoci la bellezza, dai. Direi una tappa alternanza piattoni plateau velocissimi con dune belle difficili, per cui è varia, diciamo che ci piace. Io personalmente con la moto mi manca un po' di velocità sui plateau, ma Cesare dice che va bene così perché dobbiamo arrivare in fondo. Spero che Eufrasio riparta, l'ho visto fermo. Spero sì, nulla di grave. Tutto a posto, fino adesso è arrivato anche Franco, c'è Eufrasio fermo con la moto.
ci ha detto, ci ha fatto segno di andare avanti, sembra che ha un piccolo problemino tecnico, speriamo riparta. Mangio di tutto, anche il mango, c'è il cinese che mi porta sempre il mango. Carini sono. Se lo trovo, lui mi dà sempre parte sua. Siamo appena arrivati, questo è il park per me, il parco chiuso, abbiamo un'ora di tempo per fare la manutenzione delle nostre moto. Oggi è la tappa marathon, la tappa per me è andata molto bene, non mi sono fermato un attimo, penso di aver fatto il 68esimo posto, ma mi ero prefissato di andare piano e sono andato piano, ma no, che data di culo. Franco è arrivato anche lui, adesso speriamo che arrivino Cesare e Ottavio, che l'ho visti un attimo casinati in una duna. Le tre, c'erano delle dune grandissime. Ora io cambio il filtro dell'aria, controllo un serraggio, ma oggi proprio ho preservato la moto, quindi non farò altro. Secondo me era la più dura. Sì, questa è selettiva. È strano perché fare una tappa marathon che te la faccia dura, adesso non tocchiamo niente. Non tocchiamo niente. Serraggio, niente. Serraggio, buon Dio. Serraggio, niente. Serraggio di che? Delle viti. Non c'è niente. Cos'è secondo te sta roba qua? Ma quello voi tentano di copiarsi i nostri mangiare italiani, non ci arrivano, però con la fame che abbiamo va bene anche queste robe qua. C'è un ricchionazzo, guarda che ballerino qua che abbiamo. Guarda che mani colorate che hai. Sono per toccarti meglio. E l'apoteosi c'è stata nella tappa marathon, dove sotto questo tendone oramai eravamo, ecco, è un po' come io adesso penso, ho fatto il militare, ho vissuto anche due o tre esperienze di viaggi estremi, quei compagni di viaggio che non hai conosciuto fino a una settimana prima diventano una parte della tua famiglia e quindi sono tuoi fratelli e sono persone che a quel punto conosci intimamente e con cui ti puoi permettere anche certe confidenze, certe ironie, certe complicità. Devo dire che l'aspetto del co, che va dalla compassione, dalla complicità, ma anche proprio dalla ilarità totale, ci siamo veramente divertiti. Sono state veramente giornate bellissime dove andavi in moto, ridevi, ti fermavi, ridevi, dormivi, ridevi anche quando sognavi. Cesare, com'è andata oggi? T'ho visto a un certo punto scavavi, facevi le buche in spiaggia, che hai fatto? Figli per il culo, hai tu? No, non lo so, ci chiedevamo io Ottavio se c'era un mongolo della Mongolia che ti guardava dall'alto. Poi non si capiva e tu eri là che sbracciavi come i bambini, volevi che giocavamo con te. No, sono finito dentro una buca da cui era impossibile uscire da soli. E infatti ci sono rimasto lì un bel po' finendo tutte le forze che avevo a disposizione. Occhi azzurri. Zitto. È sempre chiacchierone, Paolino. Tutto a posto. Sono tranquillo. Non volevo spaccare la moto anche oggi. Bravo, quindi... 18esimo posto, è andato piano, ha fatto 18esimo. Grande! Normale. Normale. Senza prendere via. Bravo. Tiro fuori il petrolio, furia di pompare, porca troia. Mio amico italiano, come fu? Via. Adesso vado a trovare i medici per vedere come stanno i medici, non per me. I medici. Splendido è, mi mette di buon umore solo svegliarmi, sì, bellissimo, con quest'alba. Hai fatto il meccanico tutta notte, mi sa? Un pochino, dai, no, però tutto bene. Tutto a posto. Tutto bene quello che finisce bene. Iniziamo la seconda tappa marathon. Siamo qui al bivacco che stiamo abbandonando. Sono le 6 di mattina. Oggi ci aspetta una speciale da 170 km. È un po' come quella di ieri. Dune, livello 1, 2, 3. Ciot, che sono questi laghi asciutti, però ieri difficilissimi perché molto bagnati, si rischiava di piantarsi, e oggi al menù aggiungiamo un po' di fast fast. Andiamo.
un'altra fialetta. 100, 100 di airbag. Eh? Cioè 100, 100 al giorno ti fai te, cazzo. No, no, che giorno? Sono a 3. Cazzo, su questo ti sono davanti. C'era una compressione, la moto si è fermata. Io sono passato davanti, puff. Arrivato anche Otti. Ottavio! La moto, un ragazzo che ha preso fuoco, gli ha preso fuoco tutto il casco, era lì da solo in mezzo alla sabbia, mi sono fermato. È scoppiata la moto. Ecco, l'amicizia, la condivisione, tanta felicità, ma spesso arrivano anche i dolori. L'Empty Quarter è un deserto davvero complicato, non solo per le grandi dune, ma proprio per questa luce che a volte non ti fa percepire un buco tra una duna e l'altra, e lì in quei giorni abbiamo avuto veramente tanti abbandoni. No, spero che quel ragazzo stia bene, non l'ho visto molto, cioè ero abbastanza tumefatto, si può dire. E niente, io arrivavo, mancavano 8 km, ormai ero appena uscito da una duna in cui ero rimasto bloccato per 20 passa minuti, vedo del fumo nero, collino la duna e mi trovo la scena, la moto in fiamme, questo ragazzo che si rotolava per terra col casco legato. Ho iniziato a buttare di sopra sabbia, così, perché gli stava bruciando proprio all'interno del casco. Cresta, duna sotto, la moto era lì, ma secondo me è rimasto anche sotto la moto per un attimo lui, perché per prendere fuoco lui vuol dire che non è caduto lontano dalla moto, vuol dire che gli è andata la benzina addosso e ha preso fuoco anche lui. Niente, purtroppo ho trovato dietro la duna un concorrente caduto, fortunatamente sta bene, adesso siamo arrivati a 3 moto. Anche io, lui era lì che si rotolava, io poverino l'ho, gli ho detto close your mouth, close your eyes, e gli ho iniziato l'ho coperto di sabbia, perché poi aveva il fuoco così uscire. Bruciavano i vestiti, ragazzi. Io lo vedo un po' stanchino oggi. Problemi? No, sono caduto. Sei caduto? Sono stato fuori qua il pollice. Una sera arriviamo a fine tappa e vedo Franco dolorante. L'avevo già sorpassato, quindi era già un po' probabilmente affaticato, avevo avuto un po' di problemi. E con una mano gonfia lo aiuto. Era da un po' di giorni che comunque con Franco avevamo veramente legato, cioè Franco per me è stato veramente un esempio, ma dalla mia adolescenza lo tenevo in cameretta nel poster, per cui quindi poter correre con lui, ma anche imparare da lui, devo dire ho imparato tantissime cose durante la gara, perché Franco ha una saggezza data proprio dall'esperienza che è notevole, e poi è di una simpatia travolgente, quindi mi sono proprio trovato, mi sembrava come stare con un fratello maggiore. E quindi con questa mano arriviamo al bivacco a sera e Franco mi dice, cioè vado nel team dove c'erano tutti, cioè era veramente in dubbio se partire o meno, poi è una persona estremamente coraggiosa e tenace. E io gli ho detto, guarda Franco, per quanto mi è possibile, per quanto ne ho la capacità, domani se vuoi stiamo insieme e ti aiuto. Come ho sentito ultimamente, le cose belle prima le fai e poi le pensi. Così è stato. Mi è venuto proprio di fare questa cosa. E poi ci pensi dopo anche su tutte le implicazioni, perché comunque è da 2 anni che lavori per una Dakar, sei riuscito ad arrivare fino alla tappa 12, fra 2 giorni è finita e realizzi il tuo sogno, e decidere comunque di rompere il passo, di stare assieme a una persona che può avere dei problemi, non è stato semplice. Devo dire, quella notte non ho dormito tantissimo, oramai l'avevo detto. Il giorno successivo siamo partiti e devo dire che Franco quel giorno ha veramente lottato
contro l'impossibile. Dobbiamo tenere le moto preservate per questo penultimo giorno, anche perché se poi domani non si parte ti considerano comunque finisher, per cui oggi è il giorno che va finita. Il dito di picco ha qualche problema. Il tubo devi passarmi qua davanti, bevo con la bocca e non col culo. C'è un salsicciotto. Ok, let's go. Era due, ta. Penultima tappa, quasi lì, siamo, manca cicinin lì. Siamo pronti? No, io devo andare piano. Te devi andare piano. Devo andare piano. È l'ultimo giorno. Dai, che non pensi alle tasse. Perché? Dove c'è il 16? Abbiamo delle scadenze, Dio fa. Ma vaffanculo. Ma si sta così bene qua, cacchio. Senza i soldi qua. Hai mai visto? È l'ultimo giorno che non pensi alle tasse. Né soldi, niente. Non mangiare. Com'è che non paghiamo niente? Eccezionale. Maybe without this I go faster. Yeah, it's flapping. Yeah, like this. Andiamo, dai, siamo a metà. Vai che arrivo, vai. Vai pure, metà tappa. Franco quel giorno ha veramente lottato contro l'impossibile, perché con una mano quasi senza uso, con quel tipo di sabbia morbidissima, dura, se l'è guadagnata. Fascetta, vedo tagliare la fascetta. Siamo
devo dire, riuscire ad arrivare a fine di quella tappa con Franco, che era veramente, posso dirlo perché allo stremo, con le lacrime agli occhi dal dolore, è stata per me una soddisfazione, perché è stato come riuscire ad aiutare la persona che poi ti ha aiutato anche solo a livello ispirazionale. È stato molto bello. Qui penso che Jader abbia fatto la cosa più bella e che forse rimarrà nella storia, sicuramente rimarrà nei cuori di chi ha seguito questa storia di sport e forse ancor più di amicizia, dove un rookie cinquantenne goffo, perché un po' goffo lo è, si trasforma nel miglior supereroe che viene in soccorso della leggenda, della più grande leggenda della Dakar, per tagliare insieme il traguardo. Un grande applauso, grande Franco, cazzo! Hai stretto i denti oggi. Sì, ma stavolta ho deciso, basta. Con la moto è impossibile. Non la faccio. Basta. No, da qui ho capito quanto scemo sono, quanto folle sono, perché ne ho fatte troppo. Cioè, con un osso rotto così, il dottore mi aveva già spedito a casa. D'altronde, due giorni alla fine, no. Ma non so se ho fatto bene o se ho fatto male. Bene per, ma per ora è tanto. C'è domani. Per fortuna c'eri te, per fortuna Ottavio, perché sennò impossibile. Franco ha un cuore, un coraggio e una forza che sono per me un motivo di insegnamento e motivazione. Veramente alla sua età, fare lo stage con un dito rotto, cadere, rialzarsi, è stato veramente, cioè, è un leone proprio, è un piccolo supereroe. Mi stanno salvando le cicche al caffè di Ottavio, cazzo. Ho riposato, sono 250 km di riposo e... Manone, no. Il super Hulk. Esatto. Supereroe, guardate qua. Our friends from today. Kobe. How is today? It's crush, it's punk. Punk? Yeah. Close the... It's crush, punk. Stroke. Yes. Punk. Cazzo. It was good, my friend. Un liccione com'è? Un bel salame, una soppressa veneta, una soppressa veneta. Con aglio. Potrei raccontarvi degli stenti del viaggio, ma credo che in questa avventura, come nel viaggio della vita, se uno va a fondo alle situazioni e alle persone può trovare delle gemme. Io oggi ne ho trovata una bellissima. Però quella gemma lì è già nel sacchetto della restituzione, che verrà aperto finito il viaggio e condiviso con tutta la mia comunità di persone che amo. Ma il viaggio deve ancora finire, manca una tappa, per cui domani andremo a finire questo cazzo di viaggio. Stamattina attacco proprio. Oggi praticamente apro io perché parto terzo, si parte in ordine inverso. Ci dispiace qua che ci sia finita. Ci stavamo divertendo nel fango, nella pioggia, era bello. Porca minchia. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ultimo giorno. Moda Missoni lanciata per modello rally Aravo. Il
non ho fatto benzina. Beh, ma non preoccuparti, qui basta schianti un paletto e viene fuori il petrolio. Cesare, non sei centrato oggi, cioè, stai facendo delle cazzate più del solito. Guarda qua, mi sono creato una reazione che... Ole io... Chayo! Chayo! Yes! Chayo! Chayo! Verde! Muchas gracias! Gracias! Yander, the best friend of the Dakar. And my friend M from Los Angeles! Oh, non si vedo! What do you think of Franco? Oh, Franco is the toughest man I've ever met. Cristina, brava! Thank you. For my motto, very good. Thank you very much. Siamo nella merda, una roba impressionante, il fango. E qui fra io, Ottavio, Kevin. Ottavio è in ammollo, la mia è appena tirata fuori facendo un camminatoio su questa crestina. Adesso abbiamo appena messo in moto la moto di Kevin, che non partiva più. Adesso se segue questa traccia forse viene fuori anche lui. E poi abbiamo ancora 100 km, ma porca puttana, la pioggia di stanotte ha fatto disastri, un fango che non girano neanche le ruote. E la nostra giornata è letteralmente diventata un incubo, purtroppo c'era una zona di fango e per evitarla, Franco, Kevin, la moto di Kevin e quella là, sì, è la mia. E quella moto di Cesare? Salvato dall'elicottero. Ragazzi, Dakar, eh? Dai, Otti, grande, Dio, ma vieni qua, l'hai finita il primo colpo, bravo. Credo che il momento paradossalmente più difficile per me
sia stato il traguardo, l'arrivo di questa Dakar, perché mi sentivo davvero spezzato in due. Da una parte c'era la gioia, i fiumi di gioia, nel vedere i miei amici, i miei fratelli concludere la Dakar, avvolti da aneddoti nuovi, perché l'ultima speciale è stata tutt'altro che scontata, anzi. E dall'altra c'era l'ego che strideva, che spiangeva, che urlava pietà, perché su quel palco di arrivo voleva esserci lui. Voleva essere lui a gonfiarsi, a pavoneggiarsi, a mettersi sul petto un nuovo stemma, a portare al collo una nuova medaglia. Ci ho messo qualche settimana, forse qualche mese, a capire quale fosse il vero insegnamento per me di questa Dakar. Infatti, come ho detto prima, sono incontrovertibilmente certo che tutto accada per una ragione. Ed è proprio su questa credenza, su questa convinzione, che ho iniziato a scavare, ho iniziato a indagare il perché di quel sasso messo lì apposta per me al chilometro 26. E la risposta credo sia arrivata. Ed è un po' lo schema che forse inconsciamente continuavo ad adottare e che forse un po' tutti continuiamo ad adottare, perché siamo immersi in questa società di apparenza dove tutti vogliamo mostrarci belli, perfetti, efficaci, efficienti, vincenti, e trovare la bellezza anche nel fallimento o in quello che si pensa essere un fallimento, credo sia stato il più grande insegnamento di questa avventura. E infatti, guardandolo oggi da fuori, il progetto di quest'anno, la narrazione di quest'anno, credo sia stata tutto tranne che un fallimento. Perché è vero, per me è stata un'apparente sconfitta sportiva, sicuramente la Dakar non l'ho finita, ma dall'altra parte ho potuto imparare molto dal punto di vista umano, ma soprattutto ho potuto vedere la bellezza di un uomo che a 50 anni ha saputo raccontare la Dakar dell'appassionato vero, di quello che guardava Rally Pov 2 anni prima e che 2 anni dopo si ritrova anche lui a raggiungere, ad agguantare il suo sogno. Di quell'uomo di 50 anni, un po' buffo, che tutti giudicano, tutti dicono che non è all'altezza, anche l'organizzazione a un certo punto gli dice che non è all'altezza, ma lui va avanti con forza rinnovata, va avanti e dimostra a tutti che se lo vuoi, nulla è impossibile. Ce l'ho fatta, porca puttana. Se lo vuoi, lo puoi. È così. C'è storia. Secondo Rally 2 e generale, quindicesimo. Sei un grande, Paolo. Ciao a tutti. Primero, ganó la etapa, gané el Dakar, así que bueno, feliz. Bueno. Muy feliz. Grande. Gracias. Grande Francone, cazzo. Mamma. Eroe. Io è come se mi conoscessi, seguo tutte le tappe su Rally Pov. Come state?